È giusto che in questo momento storico una categoria come quella dei disabili sia lasciata in fondo tra le persone che debbono essere vaccinate? È giusto di conseguenza che prima di un disabile che oltre a sé, avendo già tante difficoltà, ha poi le persone che gli stanno attorno ad avere bisogno di essere vaccinate, poiché sono persone che spesso diventano le gambe, le braccia, gli occhi di chi soffre di una disabilità? È la domanda che mi ha posto Elisa Vavassori, che rappresenta un'associazione che vuole far conoscere le problematiche di chi soffre della sua malattia, cioè l'atrofia muscolare spinale, che praticamente la immobilizza su una sedia a rotelle, per cui i caregiver diventano le braccia, le gambe, le mani di una persona che soffre di questa malattia. Quando mi è stata posta questa domanda da parte di Elisa, mi sono sentito in dovere, oltre che di raccontare naturalmente la sua storia, anche e soprattutto quella di portare all'attenzione non solo dell'opinione pubblica, come ho fatto intervistando Elisa in trasmissione all'Egregio e poi portandola anche a Houston Abbiamo Problema, sono due trasmissioni che ho ad Antenna 3 e a Milanao, qui a Milano, ma mi sono sentito anche in dovere di provare a interloquire con le istituzioni, cioè informare le istituzioni di questa domanda che emerge dal territorio. Devo a due politici, ed è questo il motivo che mi spinge a promuovere questo incontro, sono due politici, Luigi Piccirillo del Movimento 5 Stelle ed Emanuele Monti, presidente della Commissione Sanità della Regione Lombardia della Lega, che hanno accolto il desiderio di Elisa di essere ascoltato. Hanno accettato di incontrarla telefonicamente in una videochiamata che io ho ripreso. Voglio farvi vedere un tratto di buona politica, cioè il momento in cui entrambi i politici si sono messi a disposizione di questa ragazza, una bravissima ragazza, una persona che lavora anche per un'importante multinazionale, che è sposata, che ha una vita normale malgrado le sue gravi difficoltà, e farvi vedere come il presidente della Commissione Sanità ha spiegato innanzitutto che tipo di vaccino farà Elisa, e a Elisa ha fornito anche una data orientativa di quando lei verrà vaccinata. Un momento di politica alta, voglio farvi vedere i momenti salienti di questo incontro. Le informazioni sono le seguenti, che tutte le persone che hanno, cioè mi ha confermato quello che sapevo, cioè tutti i disabili gravi non residenziali, cioè quelli che sono nel loro domicilio, che non stanno in comunità perché quelli sono già stati vaccinati, quindi le persone come lei, saranno vaccinati appena terminati gli ottantenni, quindi appena vengono terminati gli ottantenni voi sarete i primi a essere vaccinati, perché siete stati inseriti nella categoria di massima priorità per la vaccinazione. Perché non partire prima degli ottantenni? Perché il vaccino che voi avrete è lo stesso che viene utilizzato per gli ottantenni, che è quello che ha il massimo grado di efficacia. Allora, è quello Pfizer. Che c'è un vaccino migliore che Pfizer o Moderna. Il tema qual è? Non è che c'è un vaccino migliore e un vaccino peggiore. C'è un tema che un vaccino, l'AstraZeneca, lo posso fare io, lo può fare Piccirillo, lo può fare suo marito, lo può fare, diciamo, la stragrande maggioranza della popolazione, però su categorie che sono più a rischio, perché molto anziane o disabili gravi, è preferibile utilizzare il vaccino Pfizer o Moderna. Quindi per questa ragione verrà utilizzato Pfizer o Moderna, che è meglio per voi, nel senso che è il vaccino che ha un più alto spettro, quindi per chi è più fragile e diciamo ci fa stare più tranquilli da questo punto di vista. Quando mi dice, ovviamente non c'è una data, perché dipende tutto dalle dosi di questo vaccino, cioè se domani ci arrivasse tante dosi sarebbe domani, ma rispetto alle consegne pianificate mi dicono dovrebbe essere il termine della campagna degli ottantenni tra fine marzo e inizio aprile, quindi parliamo di qualche settimana, quindi bisogna aspettare qualche settimana e poi avrete modo di accedere, quindi ci sarà una comunicazione ufficiale e formale e avrete modo e anche le indicazioni su come accedere, con che modalità
prenotarvi e organizzare la vaccinazione. Terzo elemento sui caregiver, anche i caregiver saranno vaccinati, sarà utilizzato sui caregiver il vaccino AstraZeneca. Per questa ragione mi diceva il responsabile di vaccinazione che si sta ragionando, ma io mi farò promotore anche a margine della nostra conversazione con l'assessore Locatelli, che è l'assessore alle disabilità di Regione Lombardia, su cercare di accelerare il prima possibile la vaccinazione caregiver, cioè se suo marito venisse vaccinato prima di lei, diciamo, Meglio, perché certo. meglio, perché tanto l'abbiamo vaccinato, visto che può utilizzare l'AstraZeneca, che invece abbiamo in quantità superiore rispetto a Pfizer. Su questo, vediamo, io mi faccio portatore di questo interesse verso l'assessore Locatelli e speriamo in bene. Tuttavia, diciamo che le notizie sono positive, cioè non deve attendere mesi, deve attendere settimane. Al Presidente della Commissione ho chiesto anche a che punto siamo con la terapia domiciliare Covid-19. Mi sto occupando di seguire il lavoro di questo straordinario comitato presieduto dall'avvocato Enrico Grimaldi e composto ormai da più di 300 medici di base, medici del territorio, che ormai in tutta Italia curano domiciliarmente le persone che sono state colpite dal Covid, evitando la loro ospedalizzazione, evitando che quindi si aggravino e aiutando a evitare che finiscano in terapia intensiva. Un lavoro straordinario e che sta dimostrando la sua piena efficacia, tanto che proprio ieri questo comitato è stato ricevuto dal vice ministro Sileri. Un momento importante perché al presidente della Commissione Sanità della Regione Lombardia ho domandato se ci sono stati sviluppi dopo il primo incontro che c'è stato tra il comitato e l'istituzione Regione Lombardia. Ebbene, proprio ieri il Presidente della Commissione di Sanità Emanuele Monti mi ha detto sì, c'è stato un passo avanti, il Comitato Tecnico Scientifico regionale ha incontrato il comitato di Enrico Grimaldi, il comitato terapie domiciliari Covid-19 ed è emerso che anche in Regione Lombardia probabilmente si potrà adottare lo schema terapeutico del comitato come già avviene in Piemonte e quindi questo sarà propedeutico a che cosa? Innanzitutto ad abbassare il numero delle persone che verranno ricoverate perché gli effetti che si sono prodotti grazie a questi medici nell'ultimo anno, a questi 300 medici di base, è che nessuna delle persone che è stata curata è finita in ospedale. Non essendo ospedalizzata si è abbassata la pressione sugli ospedali, ci sono meno ricoveri vuol dire non avere un paese che va in crisi, non avere le zone rosse, permettere alle aziende, alle imprese, ai bar, ai ristoranti, alle palestre di poter rimanere aperti. Quindi una diciamo, strategia win-win vincente sia per le istituzioni sia per gli imprenditori. Ecco, ho voluto e voglio farvi vedere anche questa parte di chiamata in cui il Presidente della Commissione mi ha illustrato come sta procedendo la presentazione al Comitato Tecnico Scientifico di questa terapia domiciliare, che fa il palio appunto con un incontro che c'è stato ieri a Roma del Comitato Terapie Domiciliari Covid-19 con il Vice Ministro Sileri, che ha preso atto a livello nazionale della efficacia dello schema terapeutico e che di conseguenza potrebbe a breve apprestarsi a fornire questo genere di assistenza anche a livello nazionale. Quindi vuol dire che un gruppo di medici, un avvocato e un paio di giornalisti che si sono adoperati, in modo particolare Valentina Rigano, che ha cominciato molto prima di me, che ha il mio stesso cognome, ma non è parente del sottoscritto e io non lo sono di lei, hanno però sono riusciti ad oggi a ottenere dei risultati importanti, perché forse potremo finalmente tornare a un minimo di normalità nel momento in cui capiremo, come ci ha dimostrato questo comitato, che il Covid-19 non richiede di, nel caso in cui una persona venga colpita dal Covid, di dover rimanere a casa, prendere la tachipirina e rimanere in un'aspettativa controllata, come viene detto e viene indicato dall'Istituto Superiore di Sanità e dal Ministero della Salute, ma che bisogna invece intervenire subito con dei farmaci che blocchino sin dall'inizio il Covid, cioè esattamente quello che fino ad oggi non è stato fatto. Credo sia importante descrivere questo momento di buona politica perché se io posso oggi fare questo racconto, se posso dire a Elisa che lei praticamente sa quando sarà vaccinata ed è venuta a sapere che tipo di vaccino sarà, che tipo di vaccino potrà fare, e se oggi posso annunciare anche che
La terapia domiciliare non è più un'utopia di cui si parla, ma qualcosa che di qui a breve potrà diventare concreto a livello nazionale, essendolo già a livello più locale grazie a questo comitato, lo devo a due giovani politici, a due papà soprattutto, entrambi, sia Luigi Piccirillo sia Emanuele Monti, sono papà. Emanuele Monti ha avuto un figlio da poco, Luigi Piccirillo ha già due figli. Ecco, entrambi probabilmente, al di là delle diverse vedute politiche, dei diversi schieramenti, hanno però pensato innanzitutto ai loro figli e, vedendo negli occhi i loro figli, hanno capito che forse, al di là delle contrapposizioni, delle diverse vedute, si può provare a lavorare insieme per risolvere i problemi della gente. So che è passata la palla al CTS regionale, no? Che dovrebbe a questo punto incontrare il gruppo della terapia domiciliare Covid-19. Abbiamo fatto ieri l'incontro, ho partecipato anch'io. C'è stata una discussione tra il Comitato Tecnico Scientifico e il Comitato delle Cure Domiciliari Covid. Io sto anche lavorando con il Piemonte per avere un allineamento tra quello che è la posizione piemontese e quella lombarda. Ho scritto all'assessore Moratti e alla Direzione Generale Welfare proprio su questo tema, su questo aspetto. E stiamo andando avanti sulla proposta che io ho fatto ieri al Comitato Tecnico Scientifico, che è quello di avere, che può essere un buon punto di incontro, che è quello che è quello piemontese, cioè di dare la possibilità ai medici, secondo la loro libera scelta, di erogare la terapia domiciliare come quella prevista dal Comitato Cure Domiciliari Covid rispetto a quella prevista attualmente da Regione Lombardia. C'è un tema di consenso informato, c'è un tema di questione. Adesso vediamo. Comunque l'interlocuzione è stata positiva, che è dove mi sono impegnato. Io mi sono impegnato a portare la palla al Comitato Tecnico Scientifico. L'incontro è stato fatto, ho lanciato questa proposta e ho rilanciato questa proposta che ha trovato il parere favorevole del Comitato Tecnico Scientifico Oh. alla vicepresidente Moratti. Adesso vedremo anche con lei come evolve. In termini di tempistica, quindi diciamo che tra qualche settimana potremmo avere una prima direttiva ufficiale da parte della regione, o i tempi sono un po' più lunghi? Allora, non spettando più a me quella partita lì, io non posso più. Quello che auspico è fare un incontro a breve con l'assessore del Piemonte, l'assessore Lombardia su questo tema. Poi magari, voglio dire, l'ora dopo l'incontro mettono giù un documento, magari ci vorrà del tempo. Secondo me verosimilmente ci vorrà una settimana almeno per fare l'incontro tra i Cardi, la Moratti, eccetera. Ce ne vorranno almeno due per stendere il documento del consenso informativo, anche perché quello lì ha preso quasi un mese di lavoro al Piemonte. Quindi se noi prendiamo quello del Piemonte, lo rilavoriamo, almeno 2 o 3 settimane ci vorranno. Quindi Quindi diciamo che per, secondo me. ragionevolmente per la fine di aprile, primi di maggio, quando peraltro l'Italia dovrebbe avere un numero di dosi anche maggiore di vaccini, contestualmente potremmo partire con una più forte presenza di terapia domiciliare rispetto a quella che c'è già oggi. Infatti, poi ovviamente l'auspicio è fare il prima possibile, l'auspicio è anche farlo perché non è che il Covid scomparirà, il Appunto. Covid ci sarà domani, il tema sarà ancora di più la cura domiciliare rispetto alla cura ospedaliera o alla vaccinazione. Quindi. Di cui peraltro, Allora Elisa, io. avresti bisogno anche tu, perché tu come soggetto fragile hai bisogno che i medici eventualmente, non, mi auguro mai, ma se dovesse esserci qualche problema possano venire a casa da te, insomma, e non tu dover eventualmente uscire, visto i problemi che questo ti comporta, no? Certo, Va bene. esatto, hai perfettamente ragione. Ringrazio Ecco, buone moltissimo. serate, perché inizio un'altra riunione adesso alle 2. Vi ringrazio, Grazie, spero di esservi Presidente. stato utile. Grazie Infatti, molte, grazie al buona serata. Presidente Emanuele Monti. Buona Guardi, sì, allora ci facciamo. Guardi, ci facciamo un selfie. Da Luigi, Tivolino. mettiti in camera che non ti si vede. Eccolo. Aspetta, mettiti qui. Aspetta, che facciamo una cosa un po' particolare, così Quando diamo anche maggioranza e lì, perché opposizione lavorano insieme, diamo.
si ottengono risultati comunque. Un altro punto che mi sento di sottolineare è che un buon giornalismo è quello che non si occupa o non si limita solo a fare la critica, ma che prova anche a costruire un dialogo tra le parti, a far emergere quelle che sono le problematiche, farle percepire alla pubblica amministrazione e fare in modo che la pubblica amministrazione si adoperi per risolvere quelle che sono le criticità che un paese sta magari in quel momento vivendo. Accolgo questa disponibilità da parte del Presidente della Commissione Sanità, che ripeto, ha interloquito con me grazie all'impegno di Luigi Piccirillo dei 5 Stelle, il quale ha preso a cuore anche la questione della terapia domiciliare, perché quando la politica sa dialogare e davvero si adopera per aiutare le persone che hanno bisogno, si può arrivare a dare delle soluzioni concrete. Vedremo se effettivamente l'assessore Moratti darà le risposte dovute, però possiamo certamente dire che in questo momento, se non altro, l'ascolto di tutte le parti, anche di quelle parti che hanno operato e stanno operando bene con le terapie domiciliari a casa che evitano l'ospedalizzazione, verrà effettivamente seguito, perché questo vorrebbe dire evitare le zone rosse che, ahimè, invece il governo pare voglia adottare a partire da lunedì o addirittura forse da domani, venerdì 12 marzo. Vedremo quello che accadrà, ma spero di avervi mostrato anche l'efficacia di una buona politica e anche di un buon modo di fare giornalismo, che ripeto è la volontà, oltre che di fare critica, anche di provare a costruire un'informazione in cui le parti, tutte le parti, possano integrarsi, incontrarsi e costruire insieme.